Bene, allora un po' riprendiamo la sessione che abbiamo iniziato ieri, no? In cui comunque uno degli obiettivi che ci eravamo posti era quello di, da un lato, definire alcuni aspetti relativamente a un business model per un'azienda che comunque ha, diciamo, la necessità di definirsi quelle che possono rappresentare appunto le proprie scelte in termini di proposta di valore, di value proposition e di identificazione di un certo modello di business. Quindi, in particolare, un po' nella giornata di ieri abbiamo lavorato su un tema che ci portava a dire che ci sono alcune cose che noi dobbiamo di fatto andare. Devo vedere come si mette, visualizza. Pagina intera, io non conosco OpenOffice, non lo Può spingere F11? so. No, F11. F5, sì, F5. Ok. Le slide non sono granché, ma evidentemente questa versione che ha una. E quindi dicevamo ieri, una delle cose che abbiamo guardato con attenzione è come ragionare su un modello di business. Ragionare su un modello di business implica sostanzialmente la messa a fuoco di un certo tipo di mercato, quindi segmento di mercato, la identificazione di un sistema di offerta e quindi nello specifico il modo in cui comunque andare a qualificare quella che ieri abbiamo chiamato value proposition, cioè proposta di valore, e dall'altra. Infine, come tutto questo si incardina all'interno di un sistema di offerta e di una struttura e quindi comunque nelle attività, nell'organizzazione, nelle risorse e competenze, nel modo in cui avviare determinati aspetti. Alcuni c'erano ieri, alcuni no, quindi tenderei a non ripetere ciò che c'era ieri, però magari possiamo comunque partire da qualche obiettivo delle persone nuove per capire. Nuove per me, ecco, non per questo laboratorio, ma per me, per capire magari se ci sono degli aspetti che sono di interesse particolare, in modo tale che magari cerchiamo di coglierli. Non so se ci sono delle. In caso si può avere due Sì, slide questo. per quello di ieri. Sì, non è un problema. Quindi direi che interessi particolari sull'essere qui adesso ci sono, no? Vediamo, se ci sono domande le vediamo. Allora, il tema che un po' ci siamo detti ieri è guardiamo l'aspetto dal punto di vista qualitativo, ma c'è un obiettivo che nella misura in cui vogliamo andare verso una valorizzazione di attività che possono anche essere legate a ricerca scientifica, dobbiamo comunque partire da quello che sono determinati aspetti e dobbiamo passare da un qualcosa che. Vediamo un po' dove sta a questo punto. Queste sono diverse. Da qualcosa che, ecco qui, che fondamentalmente non è ancora distinta a un qualcosa che di per sé ci aiuta a comprendere sempre meglio gli elementi di identificazione di un target di mercato molto chiaro, con una proposta di mercato molto ben definita. E con una certa struttura. Arrivare comunque ad una capacità di costruire un business plan implica probabilmente, che era un po' le cose che ci siamo detti ieri, nell'ottica di andare verso una strada di migliore comprensione di quello che è la strutturazione quantitativa di un piano di business, implica lo sviluppo di questi tre elementi e l'analisi un po' sistematica che porta a ragionare su alcuni aspetti di un modello operativo, nello specifico un modello di ricavi, quindi un revenue model, un modello che ci aiuta a capire i nostri costi operativi e quindi più orientato nello specifico a interpretare quali possono essere le nostre strutture di costo, il modo in cui queste strutture di costo finiscono per avere comunque un certo tipo di capacità di rappresentare in qualche modo ciò che noi abbiamo identificato nelle scelte da un lato dall'altro anche di offerta e quindi il modo in cui questa è collegata
a costi e investimenti, e nell'ottica appunto degli investimenti ragionare su altre parti che rappresentano il capitale circolante, quindi il working capital e le immobilizzazioni. Questo perché il passaggio da un modello di business a un modello operativo ci aiuta sostanzialmente a iniziare a quantificare una serie di elementi che diventano centrali nella misura in cui poi vogliamo arrivare a stimare anche qual è il modello finanziario, cioè noi poi come andiamo a identificare quante sono le risorse finanziarie necessarie per un certo tipo di avvio di un'iniziativa imprenditoriale. Quindi poi in continuità con ieri appunto si è detto ragioniamo oggi in questa prima parte nello specifico di più sul che cosa vuol dire costruire un modello di ricavi, ragionare sulle diverse parti con cui iniziare a stimare, a costruire dei bilanci previsionali e rispondere magari a curiosità che evidentemente ci possono essere nell'ottica appunto della costruzione di quelli che sono dei bilanci preventivi. Parlare di questo implica sostanzialmente un modo per poi arrivare a costruire un reale piano di business dove questo piano di business ha una sua struttura molto abbastanza articolata, dove però fondamentalmente troviamo sempre alcuni elementi centrali, diciamo ieri l'impresa, il team imprenditoriale, posizione chiave, il mercato target, la concorrenza, l'approvvigionamento, l'offerta, lo sviluppo del piano di marketing, gli aspetti di struttura e appunto le previsioni economico-finanziarie. Allora, in questa prima parte l'obiettivo è toccare appunto il tema delle previsioni economico-finanziarie e ragionare su come si costruisce un piano di business. In questo senso probabilmente dobbiamo identificare che ci sono dei documenti che in un piano di business devono essere comunque portati avanti e sviluppati. Uno è il conto economico previsionale, l'altro è lo stato patrimoniale previsionale e poi anche i flussi finanziari di previsione. Quindi questi tre aspetti sono aspetti che in qualche modo richiedono una quantificazione di quelle che possono essere le ipotesi e le assunzioni che sono nel nostro business model, quindi nel nostro modo in cui definiamo gli aspetti complessivi. Nel conto economico, nello specifico, si vanno a guardare da un lato i ricavi e i costi e quindi si va a identificare da un lato una proiezione prospettica di quelli che sono le nostre capacità e fonti di entrata, anche se effettivamente dovremmo dire comunque generazione di vendite, no? E di ricavi, e quindi c'è una prima parte che in qualche modo molto importante dedicata alla comprensione del come una volta definita un'idea si possa definire un prezzo e si possa un prodotto, un prezzo e rispetto a quel prezzo stimare anche comunque un mercato. Dall'altro lato dobbiamo anche avviare comunque una migliore comprensione degli aspetti relativamente ai costi che ne sono relativi, che in qualche modo sono appunto relativi alla parte che rappresenta l'aspetto che viene descritto appunto nell'ambito della propria parte di definizione del sistema di prodotto in termini appunto di caratteristiche essenziali del prodotto. Proviamo a fare un po' una riflessione in relazione a qualche esempio, no? Nell'ottica della stima del mercato c'è la necessità comunque di partire appunto da una comprensione di un certo tipo di mercato e identificazione di quanto questo mercato può essere analizzato. Allora dicevamo ieri, no, rispetto a questa prima parte, c'è la necessità di comprendere come poter in un mercato partire o da un lato che può essere quello di guardare più nello specifico la situazione generale, da lì derivare una propria capacità di riflettere sul mercato servito e sul mercato che viene acquisito, oppure partire da uno sforzo commerciale.
Le due cose sono importanti e devono trovarsi comunque nell'ottica dell'identificazione di una prima riga di un conto economico che è comunque data dai ricavi e quindi sostanzialmente in un conto economico di previsione la prima cosa che io devo andare a stimare sono proprio i ricavi, ma questi ricavi sono dati da prezzi per quantità e quindi arrivare a dare una stima nell'anno 1, nell'anno 2, nell'anno 3, eccetera, eccetera, di quello che è una prima parte, che sono il modo in cui comunque devo andare a sviluppare diciamo, la parte di tipo economico, implica delle assunzioni che devono essere definite in relazione uno a quello che rappresentano i prezzi e quindi al modo in cui comunque questi prezzi siano confacenti o non confacenti a un certo tipo di prodotto, caratteristiche del prodotto e target di mercato, e dall'altro una stima delle quantità e quindi a quanta parte di questo mercato fondamentalmente cerchiamo di andare a cogliere. Proviamo a partire da qualche vostro così, richiesta, esempio, stima. Ad esempio, ieri mi sembrava che dicessi che cioè tu hai un'idea imprenditoriale rispetto a che cosa? Che tipo di idea? Sì, in generale, cioè una cosa che potrebbe essere. Diciamo, la mia idea è nell'imprenditoriale nell'ambito della ristorazione. Ok. Quindi tipo quindi locale, serale. Sviluppo di un locale, eccetera, eccetera. Quindi se è una cosa di servizi, evidentemente io puedo immaginare come costruire una struttura di un conto economico di previsione che parta dai discorsi che facevamo ieri nell'ottica dell'idea, cioè devo aver ben definito gli elementi chiave rispetto al target del locale, a quelli che possono essere ciò che io offro, quindi non so, se è una pizzeria è una cosa, se è una ristorazione di altro tipo un'altra cosa, se è un locale che invece non so, fa per dire panini, cioè quindi devo definire il mio sistema di prodotto, il mio sistema di servizio e devo definire la struttura. Allora, questi aspetti devono essere, dal punto di vista complessivi, degli elementi che in qualche modo devo aver almeno identificato nell'ambito del... Poi però, una volta che ho identificato questo, la stima di qual è il ricavo del primo anno nasce da una comprensione, a questo punto un po' per assunzioni, dicendo quanto può essere, non so, lo scontrino medio che viene fatto, oppure non so, il numero di coperti che io posso generare nell'ambito del... Questo è sulla base della mia struttura, quindi ci sarà coerenza rispetto a quello che fondamentalmente potrebbero essere il numero dei coperti. D'altro lato, qual è rispetto a questo numero di coperti, che è il mio parametro di volume, quello che può rappresentare il discorso legato al... a quanti nell'anno 1, ma più ancora nel mese 1 e quindi poi complessivamente nell'anno 1 riesco a generare sulla base del. E quindi questo mi porta ad una stima di una prima parte che sono fondamentalmente le mie vendite, i miei ricavi. Nell'ambito dei servizi di ristorazione probabilmente strutturare un piano di business implica probabilmente una riflessione molto più sulla struttura, quindi tornerei indietro su questo, perché quella struttura rappresenta un elemento centrale nella identificazione di quanto può essere il massimo della mia capacità produttiva. Cioè se uno dice ho un albergo, quell'albergo si identifica in termini di capacità produttiva dal numero di stanze per il numero di giorni e quindi di notti vendute e per quello rappresenta il parametro complessivo della capacità produttiva. In un'attività di ristorazione
io devo avere come parametro di capacità produttiva i tavoli per i turni, per il numero appunto di coperti complessivi, per il numero di giorni. Allora, l'identificazione della struttura è comunque molto molto collegata all'ipotesi che ci può essere. Ma in un takeaway, uno a quel punto immagina non tanto la struttura in sé quanto determinati altri aspetti, nel senso che io devo immaginare uno scontrino medio, no? Che può essere in un takeaway 6 euro, non so, 7 euro, dipende da che tipo di takeaway è, cioè se il takeaway è di tipo giapponese potrebbe essere 25, se il takeaway è invece il kebab sarà 5, quindi anche lì devo avere in testa qual è il mio mercato target, il mio sistema di offerta e la mia struttura, perché le cose devono essere coerenti. Dall'altro lato devo avere in testa l'idea che a quel punto non posso, cioè, stimare la domanda di un servizio di ristorazione o di un takeaway sulla base di quello che è la quota mondiale e la mia quota di mercato sulla base del, perché quel meccanismo di stima è eccessivamente fuorviante, mi porta a dire che c'è grande mercato per quel, il cibo giapponese, ma non è sapendo che io gestirò lo 0,0002% di quel mercato che potrò fare quella stima. E allora che cosa accade? Accade che quella stima sulle quantità dovrà essere collegata al mio sforzo commerciale, al mio piano di marketing, al mie capacità di poter realizzare comunque politiche di comunicazione che possono essere il volantino. Allora uno dice stampo 1.000 volantini, che vuol dire quanto mi costeranno quei 1.000 volantini? Non lo so, lo stimerò successivamente, però rientrerà qui dentro la mia politica di comunicazione, magari sui volantini, e nell'ambito comunque di quei volantini mi attendo che sulla base di 1.000 volantini ci possano essere, ne so, un ritorno del 1%, dello 0,5%, e a quel punto mi immagino quali possono essere gli elementi di acquisizione di nuovi clienti. Poi posso fare una stima rispetto, diciamo ieri, acquisizione, no? Servizio, fidelizzazione, engagement, posso fare una riflessione rispetto a quelli che sono i ricorrenti, e nell'ambito 2 avere una quota di fidelizzati e una quota di, no, di nuovi come customer acquisition, e continuare a sviluppare comunque la mia idea di ricavi avendo in testa quello che può rappresentare una prima parte, ma molto molto collegata alla mia struttura qualitativa del business. Gli sforzi commerciali possono essere di vario tipo. Io posso, per dire, a un certo punto immaginare di fare, non so, una campagna web, non dico per il ristorante, però posso farla per la spirulina o per quello, immaginando che ci possa essere l'idea di un taglio che porta magari ad un mercato diverso, di un prodotto. Allora, probabilmente dovrò definire queste politiche di comunicazione e avviare una riflessione bottom-up sulla stima del mercato pensata sullo sforzo commerciale. Quindi, quali sono le mie politiche di comunicazione? Il volantino, le visite al cliente, il web, i banner, no? Tutto quello che posso mettere rispetto alla mia politica di marketing. Rispetto a questo, stimare. Che cosa? Stimare da prima l'idea di un mercato che io informo dell'esistenza del ristorante, del takeaway o della spirulina, e quindi fondamentalmente di un mercato che a quel punto è un mercato informato, che io sto servendo, no? Può essere informato da una persona che va lì, può essere informato da una persona, da quello che è una pubblicità o da altre attività, e rispetto a tutti questi aspetti devo immaginarmi un certo conversion rate, cioè un tasso di conversione da quello che è il contatto a quello che è un ordine. E allora inizio a quantificare questa parte avendo due blocchi che un po' semplificano la vita, cioè mi dicono, uno è scontrino medio oppure prezzo medio, cioè non può essere il prezzo di ogni singolo prodotto, perché sennò
faccio fatica a stimarlo tutto, quindi scontrino medio e dall'altro quantità. Questa cosa è collegata a una mia assunzione che faccio sulla prima parte del conto economico, in cui fondamentalmente devo andare a stimare le vendite. Non so se anche rispetto a ieri, che è una delle domande, come si può andare a stimare un mercato. Lo posso fare in diversi modi e quindi dipenderà da che tipo di mercato e quali possono essere le attività. Se l'iniziativa probabilmente che parte dal punto di vista del di una capacità di contatto, diventa molto difficile andare a stimare il mercato in termini molto grandi e poi dire è lo 0,5% di quel mercato, perché il tema non è il potenziale, ma è come io arrivo a servire il potenziale e quanta parte di questo potenziale servito invece si trasforma in un ordine. Di questo ordine, quanto poi è quello che rimane nell'anno e quindi fondamentalmente rimane ed è acquisito in quell'anno, e normalmente si dice quanti sono quelli che si perdono, perché l'idea è che il cliente rimanga e quindi che fondamentalmente non ci sia un aspetto legato al ritorno necessariamente. Io posso o stimare il ritorno o stimare al contrario il fatto del tasso di abbandono. Cioè, ci possono essere alcuni che magari all'interno di quel circuito di acquisizione, servizio, no? Fidelizzazione, engagement, alla fine non ritornano e allora hanno un tasso di abbandono, e posso dire che magari si stima, no, che esiste il 30%, 20% di persone che fondamentalmente nell'anno 2 sono state acquisite nell'anno 1 ma non ritorneranno nell'anno 2, e in questo modo riuscire ad avere una magari determinazione più chiara di una prima parte del importante del documento conto economico previsionale, che poi riguarda più nello specifico i ricavi di vendita. Cioè, ora, perché questa parte è fondamentale e importante? Perché in realtà, adesso poi entreremo anche nelle altre, ci chiariamo un po' l'idea di una struttura di costi e quant'altro, però i costi uno li stima e in qualche modo riesce a padroneggiarli, perché alla fine fa due o tre preventivi, capisce quanto mi costa l'affitto, capisco che per comprare quelle materie prime dovrò spendere tanto. Il problema è la stima dei ricavi, perché la robustezza di un business plan si basa sulla capacità in generale di riuscire a generare comunque delle vendite, dove queste vendite finiranno per essere l'unica cosa che in qualche modo mi sostiene tutti i costi che ci stanno sotto. Allora, essere molto robusti nell'analizzare il mercato, nel capirne gli elementi, no, che ci sono dentro, e nel definire i diversi segmenti di mercato rispetto ai diversi prezzi, in qualche modo è importante. La stima delle quantità, dicevo, o nasce in una chiave top down e quindi stimo il mercato grande e poi dico quant'è la quota di mercato che finirò per, oppure nasce in ottica bottom up. Suggerimento su queste iniziative che partono magari anche su singole realtà è di partire dallo sforzo commerciale, perché è lo sforzo commerciale da cui poi fondamentalmente si sviluppa la parte di generazione delle vendite. Allora, questo sforzo commerciale può essere variamente definito, però è, non so, quanti agenti io ho per quel tipo di prodotto. Ne ho zero, la mia assunzione è che le mie vendite sono casuali. Cioè, se invece dico, no, ho già trovato tre agenti, questi tre agenti fanno la Puglia, l'Emilia Romagna, la Lombardia, allora dice quante persone rappresentano quel mercato nella Lombardia. Allora faccio una stima un po' più corretta di quello che rappresenta il mercato,
identifico rispetto a questo quello che può rappresentare un numero di vendite, di contatti potenziali che la gente nell'arco di un mese può fare per riuscire a contattare le persone che sono magari interessate per quel tipo di prodotto, e poi dico di quelle visite e di quelle visite generano ogni volta un ritorno del, non so, 20% sul numero di visite complessive. Allora a quel punto ho dei costi che magari staranno qua, no? Che sono nei costi commerciali, la gente. Però quella cosa là mi aiuterà in termini di assunzione chiave a definire quali sono le quantità che nell'anno 1, nell'anno 2, nell'anno 3, in relazione al numero di agenti, al numero di aree servite, al numero di banner pubblicitari che ho mandato e quant'altro. Ci siamo? Sì. Quegli anni devono essere uguali agli anni di ammortamento, o quegli anni sono quelli che io stimo per entrare dall'investimento? Sì, la domanda è, giusto per, la ripeto al microfono, è: gli anni 1, 2, 3 sono gli anni di ammortamento o sono gli anni che stimo? In generale, un piano normalmente di solito viene sviluppato su almeno 5 anni. Non è necessario legarlo al tipo di ammortamento. Più che altro ci si assume quasi sempre che nel primo anno è molto difficile che ci sia equilibrio. In qualche business con grandi flussi di investimento, in realtà anche nel secondo anno si arriva lì al pareggio, al terzo di solito le cose tendono a migliorarsi. Allora, avere una proiezione a 5 anni, in realtà nell'ambito della costruzione di un conto economico di previsione, mi porta a dire che al quinto anno io sono a regime. E quindi molti sforzi commerciali che avrò fatto per avere delle cose, pian piano avranno una serie di risultati e quant'altro. Poi il tema degli anni va in qualche modo collegato anche alla tipologia di settore. Se io sono nell'ambito di progetti industriali che possono essere fonti rinnovabili, probabilmente devo metterci 10 anni come minimo di riflessione, perché il periodo di rientro da un investimento non è quasi mai legato a 2-3 anni, è legato a tutta una serie di proiezioni che devono essere considerate rispetto alla tipologia di investimento. Su un investimento di tipo industriale, un macchinario, in realtà fare un piano a 5 anni è un piano prevalentemente, diciamo, consono, anche perché poi la capacità di capire a 10 anni che cosa accadrà tende ad essere una replicazione in formula matematica di quello che ho stimato negli altri anni, quindi non mi cambia tanto la vita. Mentre nei primi anni avere, non so, una articolazione di alcuni ricavi e costi mi porta a dire che il quinto anno più o meno quello è quello che mi aspetto a regime. Quindi non è tanto legato all'ammortamento, che potrebbe essere anche di un macchinario di 10 anni, ma è legato a quello che rappresenta la tipologia del business. I piani dell'ENI sono a 20 anni, i piani dell'azienda che realizza vetro e che ha bisogno sostanzialmente di aprire una fornace e quella fornace, una volta che l'ho tirata su per realizzare vetro, si spegne dopo 10 anni, sono a 10 anni, perché quello è il periodo tipico dell'investimento. Un piano normale industriale a 5 anni. Un piano che può riguardare un qualche cosa più orientato a sua attività di servizio piuttosto che attività di prodotti, alcuni prodotti di largo consumo, in realtà se non ha un rientro nell'arco dell'anno successivo non ha neanche tanto senso, quindi va un po' visto, ecco, cioè. Però di solito il suggerimento è tenere 5 anni, è un buon periodo di riflessione, perché uno riesce a cogliere la dinamica iniziale, che non è quasi mai così stupefacente, e riesce a... Sì. Un'altra cosa, io credo che nell'analizzare il mercato
bisogna anche tenere conto, nel senso, cioè, se io lancio un prodotto che quindi ritengo che prenderà una buona fetta di mercato, comunque il mercato è grande, anche l'1% è un buon risultato, bisogna tenere conto anche delle proprie capacità di riuscire a servire quell'1%. Cioè, credo che magari se la mia struttura è piccola o debole, non riesco a prendere quell'1%, però non riesco neanche a servirlo, cioè, deve essere comunque coerente la cosa. Il mercato è uno, il mercato totale potenziale, due, il mercato che io posso servire, tre, il mercato che io non solo ho servito, quindi lo raggiungo, ma è anche quello che in realtà diventa il mio cliente. Quindi questi sono i tre livelli. Qui dentro c'è l'ultimo. E quindi è giusta l'osservazione, nel senso che io devo servire quel mercato e essere in grado di poterlo servire. Per questo è importante avere una stima delle vendite che sia ben strutturata rispetto a... Spero che con Next non ci siano... ESC? Rifiutare? Sopra c'era... Eh sì, quindi? C'era la croce ancora per chiudere, non c'è più. Non lo so. No, non lo so, se mi aiutate magari, perché su quello non so proprio come fare. Io ho un computer mio, cioè forse la risolviamo con più facilmente con... Forse risolviamo così. Se tanto computer è computer, le risolviamo così. Quindi uno degli aspetti probabilmente centrali, essenziali, è proprio quello, cioè cercare di avere una stima. Ora, i discorsi, evidentemente, diventa... Prego. Se no io mi collego questo e risolviamo. Questo è collegato al fatto che vengono proiettate? Sì. Qual è quella che è da togliere? Se lo mettiamo sotto. Facciamo così. Sì, ma se no altrimenti basterà fare questo e ci togliamo il problema. Ok. F5 e ritorniamo. Quindi uno degli aspetti centrali è evidentemente la parte dell'analisi complessiva. Ora, le riflessioni che abbiamo fatto ieri ci portano a dire che probabilmente determinati aspetti di prezzo sono collegati a assunzioni rispetto a quelle che sono la mia proposta di valore e rispetto a che tipo di cliente io in qualche modo voglio avere come tipologia di cliente, e quindi per certi versi anche la stima del prezzo è un elemento centrale. Non so, se io penso alla spirulina, no? Stimare il prezzo al chilo è un elemento centrale nella valutazione della propria idea, che può rappresentare un'idea di... perché quello è un elemento che porta sostanzialmente ad una valutazione anche della sintonia rispetto a un certo tipo di value proposition che
che è orientata ad un certo tipo di cliente. Ieri si diceva cliente, non so, vegetariano piuttosto che cliente legato alla parte sportiva, sono due target di mercato radicalmente diversi che richiedono di essere serviti probabilmente in modo distinto su due reti commerciali che non sono esattamente le stesse, con un prodotto che magari può essere lo stesso, però non è detto che abbia un pricing uguale, perché magari anche la caratterizzazione, la posologia, la tipologia che portano ad avere una struttura distinta in relazione a questa parte qua. Quindi sono due prodotti diversi a questo punto? Assolutamente sì, posso anche immaginare che siano due prodotti configurati diversamente, riversandosi su due segmenti di mercato che sono diversi. L'assunzione di prezzo è un'assunzione che in qualche modo rimanda ad una riflessione strategica di analisi del posizionamento. Quindi non è che in genere è 10 euro al chilo, dico dei numeri così, o 30 euro al chilo o 50 euro al chilo ed è così. Cioè si assume una sua riflessione rispetto ad una stima di mercato che in qualche modo equivale ad una identificazione di un posizionamento che può essere aggressivo, premium o quello che è in un mercato e che quindi ha determinati aspetti. Lo stress che viene fatto su questo tipo di riflessioni è perché due cose sono prezzo per quantità, però alla fine dietro hanno una analisi e riflessione qualitativa molto profonda che deve essere molto coerente col numero che uno mette. Cosa che di solito non accade quasi mai nei business plan che vedo, che ricevo, quasi sempre perché? Perché spesso la parte qualitativa è sviluppata magari da un certo gruppo di persone e poi uno chiede al commercialista di mettere tre, o alla persona che ha fatto economia, di mettere tre dati, di massaggiarli e di farli risultare diciamo in sintonia con quello che uno si vuole sentir dire. Ecco, la cosa non funziona, perché poi quando uno prende un business plan ne prende la parte qualitativa, prende la parte quantitativa e cerca di guardarle sostanzialmente in sovrapposizione, in coerenza, e in questa coerenza cercare di avere sempre di più una capacità di ottenere un certo tipo di comprensione se i conti o le assunzioni chiave sono robuste e fatte bene. Il che implica fondamentalmente questo, che stimare le vendite è il primo punto fondamentale di qualsiasi articolazione, costruzione di un piano di business. Però stimare le vendite in realtà non è che proprio non è collegato ai costi, perché molti di quei costi devono essere coerenti con le vendite che sto ipotizzando. Allora, se certe vendite si realizzano in un certo modo, devo avere una struttura in grado di servire e con un piano di comunicazione che sia coerente con le vendite che mi immagino. Per cui prendo l'1% e non ho nessun agente, è probabilmente un'assunzione che non ho agente, venditore o politica di comunicazione nell'ambito dei miei costi, è un'assunzione che mi porta a dire forse questa cosa va rivista. Ok? Stimare le vendite è quindi un elemento, ma poi io devo lavorare sui costi, no? Qui c'è uno schema tipico che normalmente si consiglia nell'ottica della realizzazione di un conto economico di previsione, che riguarda la ripartizione tra costi variabili e costi fissi. Perché questa ripartizione è importante? Che cosa sono i costi variabili e i costi fissi? Allora, partiamo dal presupposto che nessun costo è fisso a prescindere. Cioè, se l'azienda a un certo punto nei 5 anni diventa un'azienda grandissima, enorme, no? Salve. Buonasera. Di fatto diventa pressoché impossibile avere comunque una struttura in cui i costi rimangono fissi.
Però che cosa si assume? Si assume sostanzialmente quest'idea. L'idea è che ci sono dei costi, cioè delle spese che dovrò sostenere, dove se vado a guardare queste spese in relazione alle quantità, e quindi a quelle che dietro abbiamo detto essere le quantità stimate nell'anno 1, le quantità stimate nell'anno 2, che possono essere il numero di pasti che io faccio, no? Il numero di prodotti venduti e quant'altro, il numero di camere vendute in un hotel e così via, in realtà ci sono dei costi che in un periodo fondamentalmente di 1-5 anni tendono a rimanere sostanzialmente fissi. Se io penso all'affitto di un locale, l'affitto di un locale è un costo che mi immagino essere fisso. Cioè, una volta che ho pensato che quel locale c'è, ha quei metri quadri, l'ho iniziato ad allestire nel modo in cui fondamentalmente l'affitto di un locale è un costo fisso. Cioè, che io abbia vendite che sono tante o poche, in realtà quello è un costo fisso. Il costo della serra, il costo del... è un costo fisso, no? Sono costi che in qualche modo devo tener conto nell'ambito di determinati. Ci sono degli altri costi che in realtà hanno invece una dinamica diversa, perché fondamentalmente sono costi variabili. Cosa vuol dire variabili? In realtà vuol dire che si assumono che variano man mano che variano le quantità. La quantità di materia prima varia a seconda di quelle che sono, e quindi quello che è il costo di acquisto della materia prima varierà in relazione al numero di pasti che io consumerò. Se io non ho vendite, mi immagino che non è che posso... Allora, quella parte lì è collegata a un qualcosa che è variabile. Allora, cosa implica questo costo variabile? Questo costo variabile implica una riflessione in cui una parte di questi... Opla. Una parte di questi costi veramente complesso. Vabbè. Una parte di questi costi, che sono i costi variabili, sono dati da un costo variabile unitario, cioè quanta materia prima metto in quel pasto, no? Quanta energia consumo per ogni volta che produco un chilo di, quante, no, questi costi variabili per la quantità. E quindi c'è un'altra stima che a questo punto non è più la quantità, perché quella l'abbiamo già stimata prima, che è quella immaginata per le vendite, ma è la comprensione della natura del costo del singolo prodotto, dove ci possono essere dei costi variabili industriali. Le materie prime sono costi variabili industriali. Produco e vendo camicie, no? Se produco e vendo camicie, quante più camicie finirò per vendere, tante più ne dovrò produrre, ma se ne devo produrre devo andare al fornitore, devo chiedergli dei tessuti, no? Quindi metri lineari di tessuto saranno legati agli acquisti che dovrò fare in relazione alle vendite stimate. E quindi cambiamo l'indice di quel Q, cambiamo l'indice di quel Q, mettiamo Q1, Q2, quel Q non è lo stesso Q. Il Q è lo stesso.
è lo stesso. In realtà è lo stesso, anche se dovrò considerare che uno sarà un costo relativo alla produzione e l'altro alla vendita. La differenza sono le scorte. Però nell'ambito, quindi le rimanenze, sono considerate a fine anno e non nell'arco dell'anno. Quindi è una stima diversa che si fa sulle rimanenze. Però il sostanzialmente il Q è lo stesso. Il Q dell'anno 1 è lo stesso, il Q dell'anno 2 è lo stesso. Che cosa implica? Le rimanenze, la stima delle rimanenze va messo nel business plan. La stima delle rimanenze va messo nel business plan, e la stima delle rimanenze però la guardiamo dopo, se avete pazienza. C'è un livello non omogeneo di conoscenza delle cose, quindi sto cercando di andare, però se ci sono domande o altro, tranquillamente, no, pian piano le... Allora, costi variabili industriali sono legati al costo a questo punto variabile del prodotto, che dipenderà da come io ho immaginato quel prodotto. Quindi, ancora una volta, qual è il sistema di offerta che io ho? Perché in questo costo variabile del prodotto industriale ci sarà magari anche il packaging. Se io faccio un packaging preciso per ogni singolo del takeaway, magari ci sarà bustina, per dire. Ogni volta che c'è, ci sarà il costo della bustina, perché posso dargli una roba senza la bustina. Poi è chiaro che posso dargli una bustina raffinata, come può essere, e allora a quel punto mi costerà di più. Oppure posso darlo nella bustina di plastica che costa niente e fa niente neanche stimarla. Però è un elemento che dipende ancora una volta da quel modello di business come ce lo siamo immaginati. Il costo delle materie prime nell'ambito di un discorso di ristorazione è un costo che devo immaginare come un costo variabile. Variabile implica che con l'aumentare della quantità non è che il singolo costo unitario aumenta, ma il costo è sostanzialmente immaginato più o meno sempre quello. Cioè, quanti metri lineari ci andranno in una camicia sono quelli. Quanto costa mediamente un metro lineare di tessuto? Quello. Quelle sono le due assunzioni. Ciò che cambia sono le quantità. Poi ci complichiamo magari la vita dopo dicendo che ci sono dei costi che non è che proprio sono proprio variabili, e dei costi non sono proprio fissi. Perché se magari a un certo punto le mie quantità passano da 100 a 10.000, può darsi che io vado al fornitore di tessuto e dico: signori, cioè io non ti sto prendendo 100 metri lineari di tessuto, ti sto prendendo 10.000, e quindi ho un costo di acquisto variabile unitario inferiore, e quindi la curva non sarà esattamente come qua descritta una retta, ma sarà veramente una curva. Cioè, man mano che aumentano le quantità, per effetto di economie di scala negli acquisti, quindi quanto più tanto più si abbassa. Però magari dall'altro lato dovrò immaginare che questa cosa qui. Allora, iniziamo a semplificarci la vita così. Poi la realtà è che quando uno costruisce un piano di business a 5 anni, non può immaginare che i costi fissi siano realmente così fissi, e non può immaginare che i costi variabili siano realmente così definiti rispetto a questa assunzione, che non cambieranno mai, perché altrimenti diventa, diciamo, però... La natura del variabile del fisso è sostanzialmente questa, cioè si assume che alcuni in qualche modo rimarranno costanti nel periodo o al massimo andranno a scalini, cioè si troveranno ad avere uno scalino in più, uno scalino in più, uno scalino in più a seconda di quanto va e quanto è dimensionata la mia struttura. Sui costi variabili ci saranno dei costi che saranno direttamente proporzionali e quindi non cambieranno rispetto alle quantità, e ci saranno dei costi che normalmente sono meno che proporzionali, perché di solito con l'aumento delle quantità uno ha delle economie legate alla riduzione di alcuni costi di acquisto, e questo può portare ad una
riduzione dell'uno e dell'altro. Ci siamo? I costi variabili non sono solo di natura industriale, ma sono anche di natura commerciale. Cioè, una cosa è il costo variabile relativo ai metri lineari di prodotto che mi servono per la realizzazione della camicia, no? E altro è il costo della gente che prende il 10% ogni volta che vende la camicia. Vi è chiaro? Quindi sono due cose che una si chiama costo variabile industriale e l'altra si chiama costo variabile commerciale. Le due cose portano sostanzialmente ad avere comunque una prima riflessione che è importante avere, che si chiama margine di contribuzione. Il margine di contribuzione è un margine di contribuzione unitario dato da prezzi meno costi variabili unitari. Ed è quanto contribuisce, no, in generale questo tipo di prodotto e produzione alla copertura. Vediamo se ce n'è una più efficace. Dei miei costi, questo è peggio, dei miei costi fissi. No, guarda, mi sa che adesso vediamo, prendo i miei. Se ce n'è uno rosso, guarda. Dei miei costi fissi. Vabbè. Abbiamo terminato. Forse serve dello scotch. Ho l'impressione che quello. No, non credo, perché in realtà spero che si possa attaccare, ma non è così. Proviamo. Sì, dai, grazie. Vabbè. Siete esperti allora di questo. Costi fissi. Perché fondamentalmente quello che mi viene realizzato in termini totali, cioè ricavi meno costi variabili uguale margine di contribuzione, in realtà è la contribuzione rispetto alla copertura dei miei costi fissi. Una delle cose che viene normalmente considerata variabile, ma che in realtà è sempre consigliabile tenerla separata, è la manodopera diretta. Manodopera diretta è quante ore ci vogliono per fare una camicia, quante persone servono ogni volta che devo servire. Allora il problema qual è? Che in realtà in alcuni casi, come nell'ambito della ristorazione, la struttura è, soprattutto in termini personale, in realtà è veramente non così configurabile rispetto alle ore, no? Ok, grazie. Adesso abbiamo risolto così, ma. E allora devo separare la manodopera, cioè devo separare il costo relativo alle persone che lavorano nella realizzazione di ciò che è direttamente imputabile a quello che è la realizzazione di quel prodotto, quindi le ore di lavoro che servono per realizzare una camicia, cambieranno a seconda del numero di camicie. Le ore di lavoro per la raccolta della spirulina cambieranno a seconda dei chilogrammi di spirulina che in qualche modo venderò. Le ore di lavoro rispetto ad un hotel, non lo so, forse quelle relative alle stanze, se no, che le devo rimettere a posto, cambieranno veramente in modo diretto
rispetto al numero di stanze. Un'altra parte della manodopera in realtà finisce per stare nei costi fissi di struttura industriale, cioè nei costi fissi della struttura che in qualche modo è legata alla realizzazione di un certo tipo di prodotto. Allora, la prima e importante distinzione è tra ciò che rappresenta le vendite, prezzo per quantità, ciò che rappresentano dei costi che variano in modo sostanzialmente proporzionale alle quantità, e quindi quanto più dovrò immaginare quantità, tanto più dovrò immaginare che questi costi crescono. Normalmente materie prime, mano d'opera diretta in termini di persone che ci dovranno lavorare su certe cose, quanto più la quantità, tanto più dovranno lavorare sulle ore, e dall'altro lato costi variabili commerciali legati alla struttura commerciale che è variabile, quindi non funzionari di vendita ma agenti. Ok? Questo mi porta ad arrivare sostanzialmente a questo livello, che è il livello del margine di contribuzione. Il margine di contribuzione, cosa abbiamo detto che è? È quanto mi avanza dopo aver tolto i costi diretti del prodotto. Allora è interessante perché? Perché in realtà, siccome comunque esistono una serie di costi che io devo coprire, in realtà c'è un calcolo collegato al calcolo del punto di pareggio, del break-even point, che si basa esattamente sulla capacità di coprire quei costi fissi in relazione a una certa quantità stimata di prodotto venduto. E quindi avere una distinzione tra fissi e variabili nell'ambito della mia struttura di costo è fondamentale in un business plan, perché io devo arrivare a capire ma quanti chilogrammi di spirulina dovrò vendere quantomeno per stare a zero, cioè non per guadagnare ma quantomeno per ripagarmi i costi stessi della struttura e i costi stessi legati alla realizzazione del prodotto, immaginando che, come si diceva prima, alcuni costi sono per un certo periodo di tempo fissi e altri sono naturalmente portati ad una crescita complessiva legata a quello che rappresentano la variabilità, perché quanto più cresco, tanto più dovrò avere una serie di costi ulteriori. Ci siamo? Quando si parla di costi fissi, in realtà si parla di costi fissi di struttura. Ricordate, ieri abbiamo detto, no? Uno dei tre blocchi è struttura. Struttura è basato su attività. Attività è, mi devo immaginare che attività svolgo. Ma se faccio una certa attività, allora devo immaginare una certa struttura. Quella struttura è una struttura industriale, dove struttura industriale implica la realizzazione del prodotto o servizio, che vuol dire sostanzialmente nell'ambito dello stabilimento che dovrò immaginarmi per realizzare questo tipo di prodotto, quali sono i costi legati alla parte fissa industriale. Facciamo qualche esempio, quali possono essere dei costi fissi di struttura industriale? Non so, prendiamo un esempio. No, quelli no. Nel vostro caso quell'energia è variabile, perché quanto più produrrò, tanto più avrò. Cioè, invece il costo fisso industriale, se prendiamo le vasche, è legato a, da un lato... Andate in stand-by? Ok, perfetto. Da un lato è... il costo fisso di struttura industriale è legato, non so, all'affitto della serra, no? Non è che cambia in relazione, è chiaro che
se anziché quella serra è fatta, ne prendo più grande, allora il costo fisso sarà più grande. Però che io venda o non venda, alla fine, mentre io potrei avere una serra che in qualche modo è un mio costo fisso di natura industriale, ma decidere che nei mesi di novembre, dicembre, gennaio non produco, non avrò quantità, ma non avrò neanche costi di energia, perché se non produco, non produco. Non so se... Allora, esistono dei costi variabili industriali e dei costi fissi industriali. Nell'ambito di un'attività di servizio, la parola industriale è un po' strana, però nell'attività di servizio il costo fisso di struttura industriale è quello relativo alla realizzazione di quel servizio. Quindi avrò un cuoco, no? Quel cuoco probabilmente che io venda un pasto o ne vendo 27, avrò comunque un cuoco, perché non posso pensare di non avere un cuoco. No, avrò una persona che sta al bancone, o avrò un... Allora ci sono tutta una serie di costi che in qualche modo potrò immaginare per certi versi parametrati rispetto a una certa evoluzione dei miei volumi, e quindi può darsi che il numero dei camerieri aumenterà a seconda della mia stima da 1 a 5 anni delle vendite che realizzerò all'interno di quel locale, ma può darsi che una certa struttura dovrò immaginarmela. Quella struttura è fatta di persone e di costi, l'affitto del locale e alcune figure che in qualche modo rappresentano la mia struttura. Senza quella struttura non tiro fuori il mio prodotto. Siamo in un hotel, sarebbero le persone che fondamentalmente stanno in reception, cioè non è che posso pensare che la persona che fa le camere, no, cambierà a seconda del numero di camere vendute, però uno che sta in reception e riceve il cliente lo dovrò avere sempre. No? Ho due o tre figure vicine alla parte di struttura fissa. Allora, l'identificazione è: ci sono costi variabili industriali, costi fissi industriali, costi variabili commerciali, costi fissi commerciali. Quali sono i costi fissi commerciali? Pubblicità. Perché? Io intanto l'ho pagata e poi vediamo se mi porta, però intanto l'ho pagata. Cioè, non è esattamente come la gente che ha il 10% ha venduto e lo pago in relazione all'ordine commissionato, chiuso e fatto. La pubblicità è un costo fisso. Cioè, intanto l'ho fatta, intanto ho stampato i miei 1000 volantini, intanto ho pagato le persone che sono andate a distribuirli, intanto sono andato su internet e ho aperto il banner, intanto, no? Quelli sono costi fissi di natura commerciale, che è giusto tenere distinti. Perché? Perché fondamentalmente, mentre questi cambiano realmente rispetto a quello che rappresentano i volumi, quest'altri devo immaginare che stanno lì, cioè che intanto li ho spesi. Poi, come dicevo prima, è chiaro che ci deve essere coerenza tra ricavi e costi. Cioè, se questa quantità è stimata sulla base delle spese che io metto qui di tipo commerciale, evidentemente una riflessione che uno deve fare è capire quanto è il costo di marketing per nuovo cliente acquisito, perché quello è una valutazione che dà coerenza tra questi due aspetti. Però fondamentalmente potrebbe non arrivare nessuno, e quindi è un costo fisso, cioè un costo che non cambia in relazione alle quantità prodotte e vendute. Ci siamo? Costi fissi di struttura amministrativi, questi sono molto chiari, no? Il commercialista, cioè non è che posso dire ho venduto o non ho venduto, quello mi avrà fatto un prezzo, mi dirà che non so, 3.000 euro, 4.000, non lo so quanto chiede per una nuova società, magari chiede anche di più a seconda delle società, dipenderà chiaramente da, cioè,
società piccolina magari chiede poco, società che comunque è già più strutturata in forma di capitale e quant'altro chiede chiaramente di più, a seconda, però tenere la contabilità, avere, e se non è il commercialista magari sono il fatto che ci sono ulteriori costi di struttura amministrativa, no? Il telefono, no? Il fatto che ho un locale ad uso ufficio, no? Sono costi di struttura amministrativa, cioè rientrano nell'ambito di costi che fondamentalmente sono legati all'amministrazione. Poi avrò spese generali che possono essere di vario tipo, non so, consulenze, attività di, non so, devo fare... La cancelleria per le fatture, sì. Per l'inchiostro, la... cioè, tutte queste cose qua. Stampante, no, il toner, cioè tutte queste attività rientrano. Poi dovrò considerare fondamentalmente eventualmente delle altre cose, l'emolumento al consiglio di amministrazione, sta lì, no? Un template che contiene tutto, però fondamentalmente l'amministrazione che si prende appunto un emolumento alla fine dell'anno, giustamente, se le cose ci stanno, e dei costi che possono essere orientati allo sviluppo, alla formazione, delle attività, non lo so, ecco. Quanto è la retribuzione? Si dice emolumento, cioè la retribuzione del consiglio di amministrazione. E la retribuzione del consiglio di amministrazione si chiama emolumento perché l'amministratore non è un dipendente e quindi... può rappresentare, sì, diciamo, l'idea è oggetto di presenza o compenso complessivo che però non si configura come rapporto di lavoro dipendente, cioè uno non può essere dipendente e amministratore allo stesso tempo, sono due cose diverse, è un rapporto. Poi si chiama amministratore delegato, cioè che ha un emolumento, cioè ha un compenso che è assoggettato a determinati aspetti, però fondamentalmente non è legato a è una carica che viene definita dall'assemblea dei soci e che non è parificata all'essere dipendente. Questo è il... C'è cioè, un fisso oppure può variare in base ai... In realtà, di fatto, cioè, nel senso è una cosa che ci si immagina che comunque uno metta qualche cosa. Nei piani di una startup di solito uno non si scrive emolumento per il consiglio di amministrazione, eccetera, eccetera. Cioè, di fatto. Però devo dire che nella prassi ha un certo livello di variabilità. Spesso gli amministratori sono anche soci e in qualche modo allora devono fare una valutazione se alcune cose che possono essere date come emolumento in realtà sono fiscalmente detraibili e quindi da quel punto di vista conviene metterle su e abbassare l'imposizione fiscale che non lasciarle là e in qualche modo, quindi dipende da, però come dire, nel mondo esiste la SRL familiare dove gli amministratori sono tutti esattamente soci e quindi in realtà il problema si pone poco del dove lo metto, no? Cioè se sta sotto o sta sopra è una questione di... oppure c'è la grande azienda dove al contrario l'amministratore è tutt'altro che socio e quindi ha un suo compenso che viene stabilito in relazione a e quindi ha sicuramente anche una... però si chiama emolumento in questo senso. Okay. Allora, dove siamo arrivati? Vi ho detto, in termini generali noi dobbiamo capire un po' una cosa, la redditività di un'azienda, cioè dobbiamo capire, questa azienda alla fine dell'anno 1 genera qualcosa, dipenderà da che cosa? Dal fatto che i ricavi siano superiori ai suoi costi. Questi costi sono variabili e fissi. C'è un ulteriore passaggio che dobbiamo fare. Questo ci complica le cose, però è utile avercelo in testa. Gli ammortamenti. Allora, se io faccio un investimento, in realtà l'investimento in un macchinario
non rientra nei miei costi in modo pieno e diretto. Perché? Perché quell'investimento ha una natura pluriennale e quindi qualificandosi come un costo pluriennale, allora viene calcolata una quota che è fiscalmente, no, definita in relazione alla tipologia di bene, quindi ci sono a volte aliquota del 20% di ammortamento, vuol dire che in 5 anni ho preso un bene e fondamentalmente l'ho fatto transitare il costo pluriennale che in cassa tiro fuori subito, ma che in realtà dal punto di vista di quello che rappresentano i miei, la mia capacità reddituale, devo rispalmare sugli anni di vita utile del bene. Ho comprato un computer, il computer l'ho pagato, non so, diciamo 1000 euro, mi dura 4 anni. Allora non è che posso prendere quel computer che mi costa 1000 euro e prendere tutto e metterlo nel primo anno, perché sarebbe sbagliato. Allora si dice, prendiamone una quota parte di questo, che è l'ammortamento. L'ammortamento di un bene di quel genere è al 20%, in realtà 5 anni, quindi in 5 anni ho 200 euro per ciascun anno che transiteranno in questa parte qua. Allora esistono dei costi fissi che fondamentalmente si chiamano monetari, perché sono quelli che io tiro fuori subito, o pressoché subito, e sono quelli che ci diciamo prima, l'affitto, no? Ma noi gli scaffali, per esempio, la scaffalatura. La scaffalatura rientra tra gli investimenti e quindi... non è nei costi, è nelle immobilizzazioni, cioè non rientra tutta intera qui dentro. È chiaro che io l'ho pagata e quindi se apro il tiretto della cassa dico mi mancano 1000 euro, ma in realtà non è quel 1000 euro che devo considerare, perché quel 1000 euro va nello stato patrimoniale, cioè mi dice è un patrimonio che rimane alla società. E allora una parte di queste immobilizzazioni in realtà viene fatta transitare come costo di ammortamento all'interno del mio conto economico per calcolare quanto genera ogni anno, immaginando che alcune spese sostanzialmente si sostengono in modo pressoché immediato, no? L'affitto, il fornitore, e altre invece le sostengo una volta e sono per un periodo molto più lungo e quindi devono essere fatte gravitare per l'intera vita utile del bene. Questa intera vita utile fa sì che ci sia una voce che si chiama ammortamenti, che è un costo non monetario. Cioè è un costo che io metto ogni anno per 5 anni e quindi per 5 anni avrò 200 euro, anche se magari solo il primo anno avrò pagato 1000, perché quel costo viene fatto transitare per gli anni di vita utile, 5 anni esattamente, per le scaffalature le ho comprate, le ho pagate, però il primo anno non posso scaricarmi l'intero costo pluriennale, devo solo la quota relativa al suo ammortamento. E poi cosa accadrà? Che negli anni successivi non sono soldi che tirerò fuori, perché li ho già tirati fuori 5 anni prima, 4 anni prima, 3 anni prima, e quindi si chiamano costi non monetari. Gli ammortamenti sono costi fissi non monetari. Questa cosa è importante perché ci sono due acronimi che è utile avere in testa nell'ambito dei business plan, che si chiamano EBIT ed EBITDA. Sono acronimi americani. EBIT vuol dire Earnings Before Interest and Taxes, cioè earnings, ciò che guadagno, before, prima, degli interessi, cioè delle banche, e delle tasse, cioè dello Stato.
EBIT. EBITDA significa Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization, cioè quei costi e quelle partite che in realtà non hanno una natura monetaria e mi dicono che fondamentalmente questi due valori mi evidenziano una certa redditività. La redditività reale dell'azienda è l'EBIT e quindi è quella che fondamentalmente io alla fine devo avere per far sì che costi fissi, margine di contribuzione meno costi fissi, mi porti ad avere un pareggio, no? Ad avere una, o una redditività, almeno un pareggio. La cosa può essere che nel primo anno no, nel secondo anno sì, nel terzo è boh. Ricavi meno costi variabili meno margine di contribuzione meno costi fissi uguale EBIT. Ma questo EBIT in realtà non è esattamente quello che rimane nella mia cassa, perché nella mia cassa devo considerare il fatto che ci stanno anche gli ammortamenti che io ho pagato anni prima come investimento, ma non ho in qualche modo più da considerare in questo. Allora l'EBITDA in realtà è una cosa un po' simile a quello che mi avanza in cassa alla fine dell'anno e quindi è un parametro molto importante nell'ambito delle start-up e in generale delle aziende, perché fondamentalmente mi dice va bene, gli investimenti ormai li hai fatti, ma iniziamo a recuperarli, iniziamo a portare a casa qualche cosa. Questo qualcosa è un quasi cassa che ogni anno va a generare capacità di riuscire a compensare i vari investimenti, i vari debiti che io ho fatto e che poi magari guardiamo tra un attimo. Quindi si distingue tra EBITDA ed EBIT e sono due parametri di redditività che evidentemente riguardano comunque uno, un parametro che ha un contenuto più finanziario, perché è come se vado a considerare tutto ciò che prendo e pago nell'anno e quindi quello che mi avanza è cassa. Però abbiamo detto. E l'altro è invece la redditività complessiva, che se io non stimo quanto mi costano le macchine e non arrivo poi a ripagarmele, alla fine finisco per dire vabbè, è tutto gratis, cioè non è che tutto può essere solo cassa che mi arriva, devo anche considerare quanto io ho speso 4-5 anni prima e quindi la redditività vera è questa. Però si pensa che il primo anno sia negativo questo qua, perché avevamo detto che comunque il primo anno è di solito si intende negativo perché? Per vari motivi, non perché in qualche modo, perché la struttura di costo è una struttura di solito che all'inizio io comunque mi devo dotare di una struttura di costo che è più o meno la stessa. Ma siccome io ho anche i miei costi variabili, mettiamoli così. Come io ho anche i miei costi variabili, i miei costi totali saranno dati dai costi fissi più costi variabili, sommando l'uno all'altro. Ma siccome accade facilmente che quelli che sono i miei ricavi, no? Sono dei ricavi che crescono nell'arco dei primi anni, è facile che al primo anno la retta dei ricavi sia ampiamente sotto la retta dei costi totali e che solo nel secondo o terzo anno si riesca a far sì che effettivamente i ricavi siano uguali ai costi totali. Nello
e quindi sostanzialmente che ci sia un pareggio. E questo è il motivo per cui fondamentalmente, diciamo, nei primi anni è difficile portarsi a casa i risultati. Quindi devo prevedere che qualcuno vi integra dei soldi? Assolutamente sì, è molto difficile pensare che da subito uno riesca. Sì, c'è l'abbattimento dei costi fissi e più costi variabili. No, che non si abbia ad esempio una scelta in cui fondamentalmente uno determinati costi di struttura li porta in una maniera diversa. Ad esempio, io posso scegliere tra avere comunque una serie di costi che magari sono fatti attraverso dei partner. Allora, quanto più sposto quella cosa su degli altri, in realtà fondamentalmente riduco determinate quote di investimento e i costi ad essi, no, connessi, e in qualche modo realizzo la capacità di ridurre quel tempo che manca tra arrivare a un pareggio oppure no. Più che altro un'azienda di servizi. Un'azienda di servizi è più facile che ha... anche lì bisogna capire che tipo di servizi, cioè se io sono servizi di telefonia ho investimenti e struttura che la ripago in 4 anni, prima di 4 anni non riesco neanche a immaginare di riuscire a ritornare ad un livello di pareggio. Se io sono una società di professionisti mi aspetto che nell'arco dell'anno tutto si equilibri, cioè non ho un certo tipo di attesa che ci siano investimenti tali da, no? Quindi, però sicuramente una struttura di servizio più vicina a quello che magari può rappresentare una società con tante persone che lavorano, no, su progetti, su altre cose, ha una struttura più flessibile e quindi fondamentalmente più vicina. Però la cosa che mi interessava è: uno degli aspetti più importanti nell'ambito del discorso del business plan è lavorare su alcune stime. La prima è stimare le vendite. Come la faccio? Perché devo in qualche modo avere in testa il mercato, le scelte, le cose. Poi però devo iniziare a stimare la struttura, e la struttura è quella che mi genera i costi. Sarà una cosa nel centro di Bari o in un posto periferico? E l'affitto cambierà, anche la value proposition, però anche l'affitto cambierà, no? Ha tanti metri quadri o ne ha pochi? Non lo so, va in qualche modo immaginato, stimare i costi. Ma ci sono dei costi che hanno una natura pluriennale e che in qualche modo rientrano nelle immobilizzazioni, sono a tutti gli effetti investimenti che io faccio per un periodo più o meno lungo. Nel momento in cui avrò, non so, da fare l'arredo per il mio locale, non mi immagino che nell'arco dei 5 anni cambierò quell'arredo, perché sennò sì, posso mettere il tavolo in più, il tavolo in meno, però mi immagino che determinati aspetti, la scaffalatura, no? La struttura del negozio, il modo in cui è fatto, le altre cose, cioè quegli aspetti sono legati agli investimenti iniziali. Questi investimenti, in realtà, devo considerare che una parte di essi è quella che farò transitare nell'anno come ammortamento, come costo di ammortamento legato alla vita utile di tutte queste. Se la vita utile è 10 anni, il costo che io avrò sarà un decimo da mettere nel conto economico, ma comunque dovrò considerare l'investimento complessivo che farò nell'anno 1. Quindi, questo grafico, che è il grafico del break-even, non è un break-even di cassa, un break even economico, cioè è un punto di pareggio in relazione a quello che rappresenta la struttura di redditività, ma non è
quanto messo di soldi all'anno 1, perché quello è legato invece al flusso di cassa, che è cosa diversa che dobbiamo in qualche modo toccare in modo separato. Sto andando troppo veloce, ci siamo? Ok. Se voi avete in testa un qualche business e provate a mettere, diciamo, a dare il significato che delle parole che rispetto a qualche cosa che può essere, non so, più vicina a quello che un business che avete in testa voi, diventa un po' più di significato le cose che ci diciamo, cioè ricavi, costi variabili, margini di contribuzione, costi fissi, EBIT, sono la parte più importante, più difficile da stimare all'interno di un piano di business, perché tutto il resto, adesso poi andiamo un po' rapidamente su queste cose qua, perché è molto difficile riuscire a toccarle con dettaglio in poche ore, però tutto sommato sono dei calcoli abbastanza, diciamo, semplici da fare. Queste tre cose, vendite, costi e investimenti da fare, invece dipendono dalla coerenza col mio piano di business, con struttura, mercato e sistema di offerta. Se non ho chiaro quello, non riesco ad avere chiarezza di quel tipo di elementi da stimare. E che cosa alla fine devo stimare? Devo stimare un prezzo medio delle quantità che cambieranno negli anni, un prezzo che magari potrebbe anche cambiare nel tempo, non è detto che sia sempre lo stesso, però immaginiamo che in qualche modo sia quello. Un costo variabile, che è un costo variabile unitario nella realizzazione del prodotto, dei costi fissi, dove questi costi fissi sono in parte legati a ciò che pago nell'anno, industriali, commerciali, amministrativi, generali, in parte legati alle immobilizzazioni, che sono quelle attività che si genereranno in un altro conto, che non è il conto economico, è lo stato patrimoniale, cioè il patrimonio, dove le due cose sono fondamentalmente, diciamo, le due tavole di base, i due conti di base su cui si considera, diciamo, normalmente l'articolazione del bilancio annuale, ma anche del bilancio di previsione. Sì, sì, per parlare qui dentro, se no. Cioè, certi tipi di patrimonio nel tempo perdono anche valore, però, tipo il computer, tipo gli scaffali, tipo cioè non hanno più il valore iniziale, quindi alla fine. Allora, la cosa funziona sostanzialmente così, che nell'ambito del dove vanno a finire questi? Vanno a finire nello stato patrimoniale. Cioè, dove va a finire il mio computer? Il mio computer va a finire in un altro conto che si chiama stato patrimoniale. Qual è la differenza tra il conto economico e lo stato patrimoniale? Il conto economico è come se fosse qualcosa che è un flusso che si genera nell'anno, fatto da tante cose che accadono. La singola vendita, pago il fornitore, faccio, no? Cioè, ho tutta una serie di accadimenti e quindi va a guardare ciò che accade nell'anno. Ha un inizio e una fine, fotografa un periodo, cioè quindi come se fosse quello che accade in un certo tipo di periodo. Lo stato patrimoniale invece è un momento, si dice uno stock. Il conto economico è un flusso, cioè una cosa che c'è tra due periodi. Lo stato patrimoniale è uno stock, cioè lo guardo al 31/12 del, lo guardo alla data, no? Ad una data specifica. Allora, arrivo. Dove va a finire quella immobilizzazione? Il costo pluriennale dei 1000, una volta che è stato identificato come costo di acquisto di questo computer, finisce qui, 1000. Poi però che cosa accade durante l'anno? Durante l'anno l'ho consumato questo valore, perché non è più
la stessa cosa nuova che c'è. Allora quel 200 che è l'ammortamento si toglie e quindi rientra nei miei costi dell'anno, ma anche nell'ambito di una quota che si chiama fondo ammortamento e che va a ridurre il valore del bene, perché a quel punto è 1000 meno 200, 800. Cosa accadrà nell'anno 2? Nell'anno 2 il valore rimarrà 1000, questo rimarrà 200, però siamo ancora nell'anno successivo. Nell'anno 2 cosa accadrà? Io dovrò comunque considerare qui 200, costo del computer, costo di ammortamento del computer. Non avrò tirato fuori dei soldi, li ho tirati nell'anno 1, ma nell'anno 2 accadrà che questo rimane 1000, questo fondo di ammortamento diventa 200 che c'erano prima più 200 e quindi diventa 400, 1000 meno 400 uguale 600, cioè il valore dopo due anni si è ridotto a 600, perché non posso pensare che la stessa macchina sia lo stesso valore di quanto è. Nell'anno 3 che cosa accadrà? 200 li metto come costi, 200, qua eravamo a 400, più 200 sono 600 e quindi ho 1000 meno 600 finché non arrivo a zero. Allora, qual è la finzione contabile? Che chiaramente il valore di questo bene non sarà, magari non sarà necessariamente 1800, 600, 400, perché potrebbe essere che il valore di mercato è diverso, però in qualche modo uno assume come costo da iscrivere a bilancio quello che rappresenta che l'investimento, e quindi il costo pluriennale, che fa fede la fattura di acquisto relativa a E. Se è 1000, 1000, quindi pian piano poi ci sarà il 20% di ammortamento ogni anno e quant'altro. Ci siamo? Cioè, quindi questo è il... Ok, va bene. Mi sembra che queste erano delle cose che avevate chiesto voi nello specifico ieri rispetto a... Ok. Allora, che cosa ci serve avere in testa vendite, costi, immobilizzazioni? In realtà ci serve per iniziare ad avere comunque una certa struttura di valutazione della mia idea imprenditoriale. Perché una cosa è averla solo dal punto di vista qualitativo, altro è trasformare quella base qualitativa in assunzioni e ipotesi che sono legate a quello che è la strutturazione economica del mio piano di business, il che implica fondamentalmente che io avrò comunque una serie di ipotesi che non saranno proprio raffinatissime, perché sono medie, prezzi medi, quantità, però sono basate su un ragionamento. Avendo questo ragionamento, in realtà posso fare da un lato delle riflessioni rispetto a è giusta questa struttura o è sbagliata, perché magari a un certo punto uno dice risulta che io perdo per 5 anni di fila, ha senso fare questo business? Forse no, cioè ha senso fare questo business con questa struttura? Forse no. Allora proviamo a capire quale potrebbe essere la soluzione alternativa, magari anziché fare questa cosa qua ne realizzo un'altra, faccio fare quest'altra cosa e quindi inizio a riflettere in modo iterativo sulla generazione di quello che può rappresentare il mio piano di business, rendendolo sempre più confacente a quello che è non solo l'idea che mi sono fatto, ma un'idea robusta validata anche da stime e dati di mercato. Ci siamo? Domande? Quando parliamo di questa strutturazione in cui fondamentalmente abbiamo il nostro conto economico,
Il nostro conto economico l'abbiamo descritto fino all'EBIT. Importante descrivere fino all'EBIT perché la gran parte di queste assunzioni nascono appunto dagli elementi di natura operativa del business, di quello che noi dobbiamo in qualche modo definire. Le altre ipotesi che noi dobbiamo fare sono in relazione a proventi od oneri di gestione finanziaria, gli interessi. Vado in banca e fondamentalmente prendo dei soldi. Questi soldi mi servono, però non è che la banca me li dà gratis, mi chiederà degli interessi. Allora, sotto, no, l'EBIT ci sono gli interessi e le tasse, la I e la T. Gli interessi sono quanto io pago alle banche, le tasse saranno legate alla generazione di utile. Se il business è in perdita non paga tasse, se il business genera invece redditività paga le tasse. A grandi linee poi. Allora che cosa accade? Che mentre tutte le cose di prima sono molto collegate a degli aspetti decisamente operativi, cioè ma quante persone ci saranno a servire ai tavoli? Quanti chili di spirulina farò, realizzerò? Quante vasche? Cioè sono cose molto legate al business. Stimare gli interessi e dire quanto è il tasso di interesse, quanti soldi prenderò? Cioè, non dico che è semplice, però è cosa diversa rispetto alla natura operativa delle stime del business. Quindi la gran parte del lavoro che va fatto qua. Cioè va fatto tra ricavi e costi variabili e costi fissi e chiaramente investimenti. Perché quelle ipotesi sono le ipotesi più importanti su cui poi poter costruire una propria riflessione di tipo complessivo. La parte successiva ci aiuta comunque a capire che una volta che io ho stimato queste cose qua, in realtà dovrò avere una serie di riflessioni rispetto alla mia natura finanziaria che affrontiamo in un altro momento e dove questo fabbisogno finanziario che anche nasce da tutte quelle che sono le mie ipotesi, no? Le ipotesi di investimenti che dovrò fare e quant'altro, dovrò in qualche modo coprirlo. Se lo copro con quelli che possono essere finanziamenti da banche, genererò degli interessi, questi interessi ritorneranno all'interno dei miei costi. E quindi c'è un processo un po' macchinoso ed operativo di calcolo, che in realtà tutto sommato tecnicamente si fa molto molto facilmente quando uno ha chiare le assunzioni di base. Se uno non ce le ha chiare, in realtà diventa difficile stimare anche il fabbisogno finanziario, la copertura e quant'altro. Sono andato troppo veloce? Poi magari eventualmente. La struttura a ricavi e costi variabili e costi fissi ci aiuta a fare un calcolo utile, facile, importante, che è quello del punto di pareggio. Cioè, avere questa struttura ci aiuta a dire una cosa, che se io voglio arrivare ad avere zero qui, allora è come se dovessi immaginare che in qualche modo, la riscrivo così, guardate.
Se io voglio avere, dicendo che il mio EBIT, no? Adesso abbiamo dato un contenuto a questa parola, no? Cioè la redditività è data da ricavi meno costi operativi. Ci siamo? Ok. Allora noi possiamo dire che questa stessa cosa è data da i ricavi, li abbiamo chiamati prima, prezzo per quantità. Giusto? Ok. Meno i costi operativi, abbiamo detto, sono costi variabili e costi fissi. Quindi, costo variabile unitario per quantità più costi fissi. Ci siamo? Allora, questa stessa cosa io la posso esprimere così. Prezzi meno costi variabili per quantità meno costi fissi. Ok? Non stiamo dicendo niente. Ok? Questa cosa qua che cos'è? Prezzi meno costi variabili. Come l'abbiamo chiamata prima? MDC. È il margine di contribuzione unitario per le quantità meno i costi fissi. Ok? Se noi vogliamo che tutta questa cosa sia uguale a zero, cioè vogliamo che i ricavi siano uguali ai costi totali, ok? Siamo? Allora fondamentalmente è come dire che tutta questa cosa sia uguale a zero. Ok? Il che implica sostanzialmente che cosa? Che noi abbiamo costi fissi da un lato al margine di contribuzione per quantità. Ok? Il che implica però una cosa abbastanza semplice, che se noi vogliamo capire qual è quella quantità che ci aiuta a creare pareggio, la quantità di break even, questa quantità sarà data dai costi fissi diviso il margine di contribuzione unitario. Ok? A cosa ci aiuta avere questa quantità? Ci aiuta a capire quanti sono i numeri di pasti o di takeaway che a me rendono comunque vendibile, assorbibile, no? Tutti quei costi complessivi di struttura che ho immaginato. Quanti sono i chili di spirulina che dovrò realizzare nella misura in che? Quanti sono gli abiti che dovrò vendere? Cioè, e quindi mi aiuta ad avere un'assunzione che, non dico non è così complicata come ricavi, costi, EBIT, ma mi aiuta a dire, so che se la mia quantità sarà superiore a X, dove quell'X è dato da, che ne so, 500 coperti a settimana o al giorno, quello che, non lo so, ecco, quello che uno dice, so che quello mi farà stare tranquillo di sapere che almeno se le assunzioni sono corrette, il business è profittevole. Cioè passa nella parte superiore al punto di pareggio. Allora, questa parte qui normalmente è una parte
che si richiede, diciamo, che si valuta sempre con grande interesse, perché dietro le assunzioni che nascono in relazione a un'idea che magari parte da un progetto di ricerca, che magari ha tutta una sua declinazione in qualche modo definita in relazione a determinate caratteristiche, poi bisogna costruire un'idea imprenditoriale. Questa idea imprenditoriale, questo modello di business non è più la tecnologia e quello che è legato alla realizzazione di quel tipo di particolare tecnologia, ma tutte le variabili che abbiamo visto ieri che definiscono il modello di business. Quelle variabili, una volta che io le traduco quantitativamente, devono portarmi a dire che quel modello di business è sostenibile se in realtà realizzo X chili di X prodotti venduti, X pasti, X camere, notti o quello che è. E questo è in qualche modo uno dei motivi per cui si stressa molto su questo tipo di struttura, che è quella di comprensione appunto della parte più quantitativa del business plan, dove l'obiettivo non è far sì che una persona che magari ha un profilo tecnico arrivi ad avere e ad assumere una piena comprensione di ogni singola variabile, però ad avere invece il passaggio in cui almeno alcune variabili chiave legate al business diventino delle variabili su cui anche una persona che ha sviluppato un'idea di tipo imprenditoriale iniziale sulla base di un progetto di ricerca possa poi trasformarla in una realtà vendibile basata appunto su un'iniziativa appunto più definita. Siamo? Domande? Sì, no. L'investimento iniziale? Dove è finito? No, questo non ce lo dà l'investimento iniziale. Infatti non è, non ci porta ad avere, non è una valutazione del business, è semplicemente un punto di pareggio. Però quando dico questo, riportiamolo su quali possono essere le utilità di costruire un business plan. Il business plan si fa nel momento in cui uno ha un'idea che non è chiara, per capire quali sono le leve da padroneggiare. Allora, per questo dico coerenza. La coerenza è tra l'idea per come viene descritta qualitativamente, il mercato, le opportunità e il modo in cui poi si ritraduce in una coerenza complessiva, dove poi però se vado a guardare gli errori tipici che vengono commessi dalle persone che, non so, nelle varie competizioni finiscono per avere delle belle idee, ma poi non strutturare un piano di business efficace, è perché l'idea è bella, no? Poi però cade su dei tranelli legati alla capacità operativa di guardare fondamentalmente quel business come realmente si può realizzare, vendere, portare avanti, e quindi fa perdere credibilità alla stessa idea, non per il contenuto tecnico che c'è dietro, ma per le caratteristiche implementative, su cui uno dice, se non le dominano, allora perché un investitore dovrebbe metterci dei soldi, no? O un ente pubblico. Un errore tipico è un errore normalmente collegato a queste stime di mercato che sono sempre fantomatiche. Oppure l'altra cosa è di prevedere questi ricavi che si impennano in modo stratosferico sulla base di assunzioni che mancano di robustezza determinativa in termini di piani commerciali, che sono invece spesso delle cose, ma poi lo venderò, intanto facciamolo, no? E poi lo venderò, qualcuno lo vorrà. Non è così, cioè nel senso che uno deve definire un aspetto un po' più chiaro di determinati aspetti, di un'idea imprenditoriale. Faccio un esempio, con indagini di mercato, ma anche a volte con riflessioni che nascono da clienti, da sperimentazioni iniziali che portano a dire che c'è validità di questo tipo di iniziativa. Cioè,
non è detto che uno debba fare un'indagine di mercato a 360 gradi e spendere milioni di euro per capire una cosa che potrebbe anche iniziare a lavorare su un certo tipo di fabbisogno che nasce da un lato da un aspetto molto ampio che si inserisce in dei trend particolari e dall'altro poi identificando in modo chiaro come quell'azienda neonata, startup, può cogliere questo desiderio imprenditoriale. Faccio qualche esempio, lo faccio relativo a qualche vincitore di Start Cup o altre attività, valore assoluto, eccetera, eccetera. Uno riceve spesso tanti progetti, i progetti sono sempre molto belli, affascinanti, nuovi, innovativi, l'innovazione fa parte di quello che è. Poi però, magari, non so, uno che mi ricordo che aveva più fascino di altri è una parte relativa allo sviluppo di un sistema per diagnostico per l'osteoporosi, sviluppato nella facoltà di medicina a Bari da dei ricercatori che hanno trovato questo sistema per sviluppare un macchinario che anticipa determinati aspetti, quindi non le cura, ma fa diagnosi anticipata rispetto. Allora, lì non è che devo dire il mercato degli osteoporosi nel mondo, però posso in qualche modo qualificare tutta una serie di aspetti che mi dicono che il potenziale di mercato c'è. Poi però, cosa ha fatto sì che questa azienda, startup, potesse essere interessante ai fini della vincita della Start Cup Puglia? È stato il fatto che c'era dentro un medico, una persona che lavorava come partner in un'azienda farmaceutica, un'altra cosa, uno diceva, beh, però forse... E i numeri suonavano in modo molto coerente, quindi non vado a conquistare il mondo rispetto al macchinario che spacca il mondo rispetto all'osteoporosi, ma sono robusti rispetto a un'azienda fatta da quattro persone che hanno caratteristiche molto varie e ben complementari. Quello è l'errore, è non fare questo, cioè l'errore fondamentalmente è quello di sparare alto, ipotizzare, no, numeri molto lontani da quelli che sono e poi trovarsi in... Okay. Iniziative ce ne sono veramente tante, vi segnalo solo questo, nell'arco di 4 anni sono nate 97 spin-off accademiche e ci sono nell'arco di 2 anni dal decreto sviluppo che ha fatto il discorso delle startup innovative, ci sono solo in Puglia registrate circa 150 startup innovative. Quindi, brava. Questo è l'aspetto, cioè nel senso che il problema è che aprirle su iniezione imprenditoriale di questo genere diventa, no? Allora, da un lato io dico, bene che ci sia iniezione e sviluppo, il tasso di decadimento di attività imprenditoriali di questo genere è assolutamente, cioè esiste da sempre, cioè non è che ce ne sono, perché ci sono tanti motivi per cui poi queste realtà svaniscono, però a volte svaniscono perché l'idea è interessante, nasce su una cosa anche diciamo con una certa premialità, il problema è che poi ci si sgonfia rispetto ad una comprensione oggettiva dei mercati di riferimento, del modo in cui strutturare la gestione stessa dell'azienda, le attività del... Dicevo ieri, noi abbiamo fatto questo progetto, LUM e IAMB, che tra un po' sarà, diciamo, con bando, usciranno appunto la richiesta di partecipare, proprio orientato alle aziende che sono già costituite, quindi queste 97, quelle altre 150, altre che magari sono costituite da 0 a 48 mesi e che fondamentalmente si trovano in una condizione di aver avviato un'iniziativa ma poi rimangono appese perché alla fine non sa bene poi come riuscire a costruirsi un piano di dettaglio, entrare in determinate... Quindi hanno fatto il business plan iniziale. Sì. Anzi, è una cosa finanziata dall'ARTI, quindi sicuramente, cioè direi che
Noi nel giro di, credo abbiamo avuto la notizia a novembre di quest'anno, cioè del 2014, di accettazione, abbiamo vinto insieme allo IAMB, l'Istituto Agronomico Mediterraneo, come LUM, la realizzazione di questo acceleratore, programma di accelerazione manageriale, che partirà, io credo realisticamente, col bando intorno ai primi di febbraio. Ci sono 20 imprese che non possiamo ospitare fisicamente perché non è un incubatore, quindi avranno magari i loro incubatori se sono incubate da qualche parte, quindi non è un incubatore, ma fornirà appunto programmi di assistenza, di formazione e di assistenza ad imprese che sono sulla soglia diciamo della maturazione e che quindi hanno bisogno di accelerazione manageriale. Che rientrano sicuramente tutte quelle che hanno fatto dai principi attivi a valore assoluto, alle start-up e quant'altro, sono ugualmente meritevoli. L'importante è che ci sia dalla data di costituzione della società o di quello che rappresenta appunto, cioè ci deve essere appunto una realtà che si sviluppa, 48 mesi, cioè da 0 a 48. Questa è la caratteristica che deve avere per essere, proprio perché il tema è, allora, ci sono tante di iniziative che sono nate intorno a tutti questi aspetti, poi però è difficile, e la cosa difficile è un po' entrare nel merito di questi aspetti e nel convincere degli investitori a mettere la parte iniziale. Eh sì, però poi il tema è, se la cosa non è innovativa e non è difendibile, sostenibile e non è ben fatta, un investitore non si convince a mettere dei soldi. E siccome in questo periodo comunque, poi magari ne parliamo, uno degli aspetti chiave non è tanto la liquidità che c'è, è comunque il fatto che i livelli di rischi che le banche hanno, le altre cose, portano ad avere comunque delle preoccupazioni rispetto al fatto di mettere dei soldi in certe iniziative che non reggono, che non hanno sostenibilità. In realtà non è così immediato questo aspetto, c'è grande spinta ma poi non c'è piena continuazione. Vogliamo fare una pausa? Che dite?